Non potevamo accogliere in modo migliore Cesare Veronico, patron del Medimex e coordinatore artistico di Puglia Sounds. Buongiorno, ciao Cesare. Buongiorno Marina. Hai visto che bel pezzo ti abbiamo messo? Molto, molto. Sapevo sì. Che poteva essere il tuo genere. Allora Cesare, parliamo ovviamente del Medimex perché ci siamo. Dal 19 al 23 giugno a Taranto torna la grandissima musica internazionale. The Smile, prima data in Italia, i Pulp, unica data italiana, ed Jesus and Mary Chain, unica data al sud Italia. E questo appunto è diciamo il finale di una festa che inizia giorni prima, con tanti eventi, tanti incontri al Teatro Fusco, la possibilità anche tra gli addetti ai lavori di incontrarsi e fare matching, come dicono adesso quelli bravi. Come sta andando? Raccontaci tutto, a partire dai concerti. No, sta andando bene. Adesso ci sarà il salto di qualità delle ultime due settimane, quindi insomma la corsa, le prenotazioni al Teatro Fusco per i racconti, al Museo Archeologico, al MAFTA per l'inaugurazione della mostra su John Lennon, a presenza di quello che è considerato uno dei migliori fotografi di rockstar del mondo, cioè Bob Gruen, la corsa ovviamente ai biglietti e agli abbonamenti dei concerti, e anche all'iscrizione agli incontri del professionale all'università, a tutti gli incontri insomma che fanno capo al tema del Medimex di quest'anno, che è l'intelligenza artificiale. Tra l'altro c'è anche un bel incontro con Riccardo Luna, io lo dico, mi sono già iscritta, grande giornalista. Che viene qui a Taranto insomma a parlare proprio di questo tema. Sì, c'è insomma, c'è come al solito ho contato 75 iniziative quest'anno che compongono il Medimex, e come dico sempre io, i due concerti, le due serate dei concerti sono due su sì, 75. Due serate, sì. Sono due appuntamenti, ecco, su 75, quindi il mio consiglio ovviamente è cercare, soprattutto ai tarantini e chi vive nella provincia di Taranto, è di insomma scorrere il calendario e cercare iniziative insomma tra quelle che piacciono di più. Ci sono gli showcase, gli stessi allo Spazio Porto, sono gruppi pugliesi e italiani che hanno appena pubblicato un disco, molto spesso alle prime armi, con una grande percentuale di donne quest'anno, e quindi insomma davvero il calendario è assolutamente ricco. Poi appunto a me piace l'idea che visitino più appuntamenti, cioè che calendario alla mano uno si renda veramente conto di cosa sia il Medimex, perché una cosa è quello che ti raccontano gli altri o il tipo di comunicazione che fai, un'altra cosa è viverlo direttamente, e io non so quanti sono in grado di fare una valutazione avendo partecipato a tutti gli eventi in prima persona. Il primo consiglio che do io è esattamente questo, cioè vi rendereste conto della specificità del Medimex in campo nazionale? Io consiglio sempre a chi mi dice, anche insomma amici, insomma vengo al Medimex ma ai concerti, oppure vengo prima, io dico prenditi una settimana di ferie e vieni a Taranto e goditi tutto, perché effettivamente come dicevi tu ci sono così tante cose da fare e da vedere, che diventa come visitare una capitale europea. La mattina ti metti il tuo zainetto e cominci ad andare in giro per incontri, showcase, nuove band come dicevi tu a Spazio Porto, e poi la mostra e i mercatini, e fino ad arrivare poi all'apoteosi dei concerti, perché ricordiamo che quest'anno The Smile significa Tom York, cioè Tom York a Taranto, non un nome qualunque, che solo a dirlo vengono i brividi. Beh sì, poi sai, bisogna essere curiosi, perché molto spesso per il tipo di approccio che abbiamo noi italiani, direi, alla musica, il gruppo o è quello che rientra nel novero dei tuoi 4-5 favoriti, oppure tu non ti lasci prendere dalla curiosità di sperimentare anche nomi che conosci poco. Questo perché è vero. Sennò a personaggi come Nick Cave avremmo dovuto fare il sold out un mese prima,
in molti sono venuti a Nikkev pur non conoscendolo direttamente e ne sono rimasti scioccati, per cui io il suggerimento, ancora una volta mi ripeto, è quello di tenere, di essere curiosi, no? Di essere curiosi, perché a due passi da casa, a quei prezzi ridicoli dei biglietti, invece di andare a non so dove, a rimanere boh, al mare oppure a fare la pizza, il fatto di essere curiosi e di fare il giro degli incontri a partire dai concerti, è un approccio intelligente complessivamente. Certo, assolutamente, per chi ama la musica, assolutamente. Questo ha a che fare, hai ragione anche tu, un po' con come si vede e come si vive la vita in generale, no? Se si ha voglia di sperimentare oppure se si va sempre nella propria zona di comfort. Noi insomma vi diciamo invece sperimentate, scoprite, se non avete ancora scoperto questi gruppi, sottoscrivete l'abbonamento, è ancora possibile, la prevendita è attiva e lo sarà fino all'ultimo, poi ci sono i circuiti Ticket One, Viva Ticket, insomma è facilissimo acquistare i biglietti, come diceva Cesare, sono ad un prezzo decisamente calmierato e si può vivere tutto il mondo di Medimex, anche perché poi la maggior parte degli eventi, a parte i concerti, sono anche gratuiti, quindi si può tranquillamente anche accedere a quelli, quindi ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche, dai, diciamo così. Sì, esatto, è esattamente così.